Ragazzi, bentornati sul canale. Questo è il primo episodio di Starting Five. Come potete vedere, non siamo a casa mia, anzi ben più figa di casa mia, perché siamo a casa del buon Jaya. Ciao bro, welcome to my crib. Esatto, il secondo episodio. Chi ha visto il closet tour sa. Non so se lo conoscete, se non lo conoscete forse avete sentito parlare di Riven, forse avete sentito parlare di Tom's Fair Closet, la sua vecchia pagina di resell di Bilon. Oggi siamo qua, ci farà vedere la sua top 5, parleremo un po' di tutto quanto. E siamo pronti? Pronti, let's go. 21, can you do something for me? Questo è... sul mio closet, siamo closet. Dentro il mio closet, non possiamo far vedere troppo. No, perché spoileremo anche troppo. Cioè, bravi che lo sanno benissimo che io spoilero sempre, però stavolta oggi sarò meglio bravo. Oggi è meglio. Ok. Partiamo subito, tiraci fuori quella che per te è la scarpa numero uno della tua collezione. Top player. Che penso che siano due in realtà. Sono loro. Io tiro fuori l'altra. Okay. Easy 2, Nike Air Easy 2. Abbiamo la Solar Red e la Pure Platinum, che sono le due colorway che stanno a meno, perché la Red ottobre sì, a prezzi paradossalmente, perché comunque è molto meno indossabile rispetto a questo. È molto meno indossabile, soprattutto in questo periodo. E anche quella che si rovina di più, perché col tempo tutta questa parte cracca e quindi tutta la paint andrebbe ripitturata, che secondo me su una scarpa del genere oltre che swappata. Oltre che swappata, e soprattutto è anche l'unica che non ha la pelle laterale, che comunque sulle Air Easy 2 è abbastanza premium. È vero. Molto bello. Questo qua, spoiler, è uno dei miei grail. Prima o poi l'avrò anche io. E questa qua, tra l'altro, fun fact, mi ricordo... Quando ero piccolo, io avevo fake, perché non potevo permettermele. Già, ero indossa fake! Sì, non mi vergogno. Prima, seconda liceo, perché puoi dirlo, c'è chi crede in Dio e c'è chi crede in cani. Io e tu credi in secondo. La mia religione. È giustificato. E poi avevi 16, 17 anni. Non so. Vabbè, comunque eri piccolino. 15 anni. 16, sì, comunque. Sì, vabbè. Comunque, ci sta. Questa voto 10 con la lode, non si discute. E la seconda? Seconda io andrei diretto su questo, che è una new entry appena ricevuta. Da box già si può capire. Ragazzi, stiamo parlando della prima Off-White Jordan 1. Vabbè, la Chicago, questa qua la conoscono pure i muri oramai. Una delle scarpe più iconiche. Secondo me, se uno pensa allo streetwear, deve pensare a una scarpa, pensa a questa. Probabilmente sì. Perché è la scarpa che ha fatto nascere tutto quello che è lo streetwear mainstream. Io mi ricordo che quando uscirono le Deten, che comunque non erano così tanto limitate. Era 2017. C'erano tipo i vari negozi, no? In giro per Milano, Antonioli, quant'altro, che facevano tutte le raffle. E dato che questa scarpa la pagavi 180 euro e la rivendevi il giorno stesso a 1000, tantissimi ragazzi che non c'entravano niente con lo streetwear si erano appassionati a questo fenomeno, perché poi è chiaramente la scarpa più iconica, perché la Jordan 1 destrutturata, no? E da di Virgil era quella di andare a vedere la scarpa dall'interno, che tra l'altro, ripensandoci, io mi ricordo quando erano usciti i primi leak, le prime robe della collezione del ten in generale, quando avevo saputo che lui sarebbe andato a toccare questa scarpa qua, avevo storto un po' il naso, perché comunque un po' tutti. Toccare una scarpa come la Chicago, iconica come la Chicago, è rischioso, però devo dire che fin da subito non penso che chiunque sia impazzito per assolutamente questo. Perché proprio anche per l'epoca tutti questi dettagli erano folli, cioè la scritta Air all'apice del successo di Off-White, l'85 qua dentro, comunque tutti i dettagli, la gomma piuma. Quando era uscita, chiaramente era un grail incredibile, perché la volevo, la desideravo, ma già da appena uscita stava sui 1000-1200, che per l'epoca per me era proibitivo. Poi diciamo che con tutto l'hype Off-White, Travis, io mi sono un po' allontanato da Nike, perché come sai c'è un po' sto fastidio per le robe. Sì, esatto. E quindi però poi ho deciso di prenderla perché storia questa. Hai due pezzi di storia del mondo delle Sì, vabbè, poi quelle quella non sono inavvicinabili. Sì. Terzo, so cosa forse andrei a parare. Terzo non lo so. Terzo sono dei Woods, mica.
Andrei sui boots. Allora, di per sé insulated boots, anche detti dino boots, perché anche chiamati dai miei amici le scarpe dei dinosauri. Sembrano le zampe del dinosauro della Valle Incantata. Non so se ve lo ricordate, vi metto una foto qua, che magari vi ricorda qualcosa. Piedino. Esatto. È lo stesso discorso delle Yeezy 2 in maniera completamente differente, nel senso che quella è una sneaker mettibile anche daily, diciamo, questa no, semplicemente per una questione di design. Però riconosci che Kanye è un genio in tutto quello che fa, perché riesce a tirare fuori una roba così da Nike e una roba così da Adidas. Cioè, il discorso di queste è che è l'ultima scarpa che ho comprato, che davvero quando l'ho presa mi ha emozionato. Questa, quando l'ho ricevuta, io ero proprio gasatissimo, non vedevo l'ora di indossarla nel 2021. E 2 anni dopo, ormai, sono ancora, cioè, mi fanno ancora lo stesso effetto, perché per me sono incredibili. Poi comunque tutto lo studio che c'è dietro, questa va a riprendere i foam runner, no? Ah, il lato delle foam runner, che sono tutti cerchi che Kanye stesso ha detto ispirati da James Turrell, no? E quindi non sono queste, ma le knit runner. La prima bozza si chiamava i Turrellians, in teoria, perché erano così, almeno della bozza di Kanye. È così, sì, però per me è incredibile. Poi la costruzione della suola, sì, a livello di design, che va a riprendere questa, le 1050 che non sono mai uscite. Orange, esatto. No. Questa è una scarpa che, te lo giuro, tutte le volte che la metto con il fit, cioè un fit anche magari normale, diventa subito hard. Poi non è per tutti, lo riconosco. È vero. Però col pantalone che ci cade sopra, è proprio... Messe da te sono fighe. Io sono anche fortunato del fatto che io ho un numero piccolo. Questo è US 9, vero, se avessi un 45, un 46 sarebbe un po' invadente. Come? Esatto. Come gli steroid boots di Vale. Questo praticamente. Vabbè, non fanno parte della starting five. No, questi. Direi proprio di no. Questo, cioè, è, un che sta Dr. Martens, è un Dr. Martens sotto steroidi. Di quanto è leggero? Di quanto è leggero? No, raga, cioè, tipo, questo è una foam runner, questo è uno steroid boots. Cioè, raga, ve lo giuro, letteralmente peserà meno di un chilo. È incredibile, perché è tutto, cos'è, polimetano? Eva, in teoria, okay. È gomma, è tutta una gomma. Ed è made in Italy. Sì. Sì, sono un po' perplesso. Andiamo avanti, direi. Yes, numero 4. Numero 4, la scarpa in assoluto che nella mia vita ho indossato di più. Sarebbero state le Static, ma quest'anno le ho un po' abbandonate. 4. E quindi questa è in assoluto la scarpa che nella mia vita ho indossato di più. Io non l'ho presa nel 2016, ma l'ho presa, mi sembra, nel 2018. Ok. E te lo giuro, lo puoi vedere, perché comunque sì, si vede, sì, che, si è vede usata, che è usata. Poi io le tengo bene. Questa, raga, mi ricordo che quando uscì era rimasta 3-4 mesi sugli scaffali, era andata in saldo. La trovavi in 90 euro. In saldo questa scarpa. E adesso sta a 7-800. Adesso DS è rarissima. Da 4 è la mia silhouette preferita. Le scarpe bianche sono le mie scarpe preferite in assoluto. Questa la puoi mettere con qualsiasi cosa, outfit estivo, invernale, sì, quant'altro. Super clean. Adesso l'ultima. Allora, top 5, parliamo di top 5 momentanea. Ok, sì, certo. Quindi certo. In questo momento le scarpe che sto indossando di più, io ti metto questa. Ah, 3XL si chiama questa. 3XL. Ma 3XL di Balenciaga. Ce l'hai scritto qua. Ah, ok. Anche questa è lo stesso discorso dei Dino, per quanto mi riguarda. Non è una scarpa per tutti. No, è molto particolare, non sta bene con tutto. No. Però messa nel modo giusto, sicuramente è figa. Una cosa che apprezzo molto di te è che tu prendi sempre il colore che personalmente ti piace di più e lo porti sempre bene con personalità. Sì, e secondo me, cioè, è una cosa da tutti. Il discorso mio di questa è che adesso stavo valutando di prenderla bianca, non te lo nego. Però dovevo scegliere un colore, ho detto, minchia, però la gialla Bumblebee spacca. Perché alla fine queste vanno a riprendere le scarpe giapponesi, gialle, nere. Le Tiger. Le Tiger. Le Tsuka Tiger. Quelle lì. Quelle, no? Di Kill Bill. Se vedi, è la stessa palette, anche la stessa silhouette. Sì. Secondo me queste 3XL messe bene spaccano, e spaccano molto di più di tutte le altre cose. Poi è personale questa, certo, cosa. Certo. Non avevo scarpe gialle, però molto comoda, molto figa. E adesso che la wave dei pantaloni sta diventando sempre più baggy, una scarpa così larga un po' come sicuro cade a pennelli. Cade a pennelli. 5 l'abbiamo già nominate, è arrivato il momento, come nel basket c'è, cioè, la formazione titolare, la cosa che conta di più in panchina è il sesto uomo, quindi six man. Quindi adesso tirami fuori una sesta scarpa bonus dalla tua collezione
che affiancheresti al quintetto titolare? Jamal Crawford. Quello direi che proprio non puoi sbagliare con lui. Ti metto un Lamben. Bella, bella. Ennesima scarpa, non per tutti. So benissimo che questa sarà sicuramente la collezione in cui vedrete scarpe che non sono per tutti, ma sono particolarmente soggettive. C'è da dire che se lui le porta sono fighe, se le portasse un altro magari sembrerebbero delle merde. Siamo d'accordo. È anche questo il bello di farvi vedere, portarvi diversi personaggi in questo format qua, per vedere a ognuno cosa piace e capire se siete d'accordo o meno. Questa qua penso che tanti saranno d'accordo con te. Rispetto molto di più rispetto ai Dino. Assolutamente sì, perché comunque Lamben secondo me da quando è uscita aveva avuto un minimo di hype, ma secondo me era molto legata, anche se indirettamente, a Gallery Depth, no? Cioè Lamben stava bene solo con i flared di Gallery Depth. Ora, secondo me, ha vissuto una nuova era con tanta gente, comunque nel fashion e quant'altro, lo streetwear fashion, che la metteva coi cargo. Però ti dico, presa in saldo, 50%. Per la qualità. Ha una buona qualità, prezzo. Buona qualità, non è comodissima, però è una scarpa che secondo me fa anche questa l'outfit. Noi comunque siamo sostenitori del fatto che l'outfit lo fa il pantalone, siamo tutti d'accordo, però... Però anche la scarpa fa il suo. Questa scarpa ha un valore in sé. Con la wave adesso di tutti gli skater, no? Delle skater sneakers, sì, anche sì, sì. Con Dior, che ha cercato, tra virgolette, di replicarla. Cioè, Lamben è stato i primi che... sono andati a cercare di replicare le di tre Osiris dopo Under Armour con la NASA Prochi, che ha floppato di brutto. Sì, da morire. Abbiamo visto qualche chicchetta che sicuramente non vedrete spesso. Io sarò di parte, ma sono d'accordo con quello che dice lui, perché comunque conosco il tuo stile e tutto. E voi ovviamente fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate della sua collezione, se aveste scelto altro piuttosto che, non lo so, una Fugazi, Dunk Paris, piuttosto che la 3 Fragment o la Bread 4. Per i veri intenditori di basket, questa magari poteva essere nella top 5. Questo qua siamo, questo è Stagame 2012. Mamma mia, divisa tutta blu, con lui con le scarpe Galaxy che mette quella tripla in fadeaway di tabella contro Kobe. Poesia, poesia. Sarà anche le Grateful. Ho anche le Grateful, esatto. Molto belle. In tutto ciò stiamo parlando così perché dietro la camera c'è Teo. Dopo aver ringraziato il buon Teo per essere stato 15 minuti come la Statua della Libertà a fermo immobile a tenere il telefono, siamo giunti al termine del primo episodio di Starting 5. Fateci sapere cosa ne pensate della collezione di Tom, e lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri Instagram, anche sul suo, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Peace.